Avevamo detto più o meno un'ora e mezza, verso le 7:30 dovremmo. Allora io posso collegare dopo anche, perché prima devo sistemare quella riunione di 6:30, rimango lì 40 minuti e esco da lì, partecipo, A presentazione questo lì. punto forse Ilmaz è meglio, Meglio, perché che vuoi, così, sì. sono le 6:15, quindi temo che se no non ce la fai. Ecco, No, no. ci abbiamo notizie, siamo in diretta. Oh, via, finalmente. Partiamo allora, ok, Pronti? allora, buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto scusate per la lunga attesa, ma avevamo un problema di wifi che fortunatamente siamo riusciti a risolvere. Grazie comunque, insomma, della pazienza e benvenuti all'iniziativa in cui vorremmo presentare il libro Orso, scritti dalla Siria del Nord-Est. Il libro appunto che raccoglie tutti gli scritti che Lorenzo Orsetti ci ha fatto arrivare sia durante la sua permanenza, ma anche scritti che aveva, insomma, che aveva tenuto per sé o aveva condiviso solo con amici e familiari, a cui naturalmente va il ringraziamento per aver permesso appunto la pubblicazione di questo libro, così come a tutti gli ospiti che oggi ci saranno. Io volevo giusto un attimino introdurre, ma molto brevemente, l'iniziativa, dando un attimino il senso, diciamo, del perché, secondo gli amici, i familiari che con tanta determinazione hanno voluto la pubblicazione di questo libro e anche sull'onda, diciamo, della grande commozione e mobilitazione che ha suscitato la storia di Lorenzo, la storia di un ragazzo appunto che è partito alla fine del 2017 da Firenze, ha lasciato tutto, ma ha portato con sé, come insomma un po' traspariva anche dalle parole che ci ha lasciato, la rabbia verso le ingiustizie, e così come l'inquietudine di uno spirito ribelle che non si rassegna all'oppressione, ma anche la determinazione consapevole della necessità di mettersi in gioco, di schierarci tutti noi dalla parte giusta. E accanto a questo una grande curiosità, diciamo, per il progetto di liberazione del movimento curdo, che è ispirato dalle idee di Abdullah Öcalan nei territori della Siria del Nord-Est, stava portando avanti questa esperienza collettiva che, da come diciamo, traspare un po' dalle parole che ci ha lasciato Lorenzo, effettivamente gli ha permesso di trovare in un certo modo le risposte che cercava o comunque di vedere realizzati i valori e gli ideali in cui credeva. Ideali, l'abbiamo detto tante volte: libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto, che noi spesso diciamo riassumiamo nell'antifascismo, l'antiimperialismo, l'antisessismo, e che poi invece i curdi declinano in quelli che sono la democrazia dal basso, la parità di genere, un'economia partecipata, l'ecologismo, insomma i pilastri dell'autonomia democratica e del confederalismo che stanno realizzando a cavallo tra il Bakur, insomma, tra il sud-est della Turchia e il nord-est della Siria. Per questo appunto la storia di Lorenzo non solo è una storia non triste, è una storia di successo, come spesso dicono i suoi genitori, ma anche una storia che vale la pena continuare a raccontare e continuare a raccontare. Soprattutto attraverso le sue di parole. Quella di Lorenzo, l'abbiamo detto tante volte, è una scelta che ha messo, diciamo, anche molti di noi davanti alle nostre responsabilità, però anche con le nostre inadeguatezze, diciamo, però che ci dà una forza, ci dà speranza, ci ricorda che la rassegnazione e il senso di impotenza ci rendono solo sempre più soli e che l'assuefazione all'ingiustizia, diciamo, ci porta a tradire noi stessi, oltre, diciamo, a tutti coloro che, come Lorenzo, hanno scelto di impegnarsi insomma, veramente a fondo nella lotta per un mondo migliore. Quindi, diciamo,
le parole di Lorenzo possono essere di grande aiuto anche per noi, possono essere anche al di là dello sguardo attento, critico e tagliente. Lui fa delle critiche molto diciamo approfondite anche alla nostra società, ai condizionamenti, agli opportunismi, alle ipocrisie che la caratterizzano. Però il messaggio che ci arriva non è mai, diciamo, un messaggio disfattista o un messaggio distruttivo. Basta pensare, diciamo, alle parole che ci ha lasciato, no? A quel bellissimo testamento umano e politico, che sono parole che tutte le volte che sentiamo o rileggiamo ci commuovono, ci scuotono e ci spronano anche a ritrovare quello slancio che né lui né i compagni curdi e le compagne curde hanno fortunatamente mai perso. Quindi, diciamo, se vogliamo continuare a rendere omaggio alla sua storia, così come a tutti quelli che hanno dato la vita per la libertà, dobbiamo raccogliere il suo, diciamo, il suo invito a non appunto fare care quelle parole che ci ha lasciato e davvero, diciamo, combattere anche le barriere che sono costruite fuori e dentro di noi. Basta, non voglio dire più altro, eventualmente poi tanto ci potremo scambiare qualche altra riflessione. E a questo punto lascio la parola ad Alessandro Orsetti, il padre di Lorenzo, che saluto e ringrazio. Grazie, Giulio. Ciao, grazie Giulio. Scusa, Irma, se si deve scollegare tra qualche minuto? Domanda. Vai avanti. No, vabbè. Va bene. Allora, noi siamo d'accordo, la morte di Lorenzo, il dono che Lorenzo ha fatto della sua vita, a marzo del 2019, ha colpito tantissime persone. C'è stato, in tanti hanno, attraverso opere d'arte, attraverso il CD, quello che è stato fatto con gli artisti, ora si vede Erdem Amademi, che è stato sempre pronti, eccetera. Sono stati o un fumetto Macelli che ha fatto Zero Calcare, molte persone hanno reagito a questa storia. Però ci sembrava importante anche che ci fosse un libro e parlasse Lorenzo, no? Questa è l'immagine che Zero Calcare ha fatto di Lorenzo al termine del fumetto Macelli. Ma ci sembrava molto importante anche che ci fosse un libro che in qualche modo ricordava e faceva parlare Lorenzo, faceva parlare lui di questa esperienza che aveva fatto in prima persona, che aveva fatto nella Rojava, nella Siria del Nord-Est. E quindi ci abbiamo lavorato molto su questa cosa, perché ci premeva molto che venisse fuori, che raccogliesse quello che lui scriveva. Sono d'accordo con Giulia, viene un quadro di un giovane uguale a tanti altri di partenza, che lavorava, che viveva in una città, che aveva la sua casa, la sua indipendenza, eccetera, e con la sua vita ha toccato con mano, la sua esperienza ha toccato con mano una serie di cose che non ne condivideva, che cozzavano con i valori e con gli ideali che aveva dentro di sé. Non è uno che ha visto il mondo dalla finestra, è uno che ha vissuto concretamente e a un certo momento ha cercato delle alternative, perché quello che vedeva e quello che succedeva non gli piaceva. Lui ha trovato questa alternativa nella Siria del Nord-Est, e lì è successo quello che può succedere quando trovi qualcosa che veramente ti corrisponde. Si è innamorato di questa realtà, si è innamorato di questa esperienza, e a un certo momento la realizzazione di questa esperienza è stata più importante della sua stessa vita. Lui ci teneva molto e ce lo diceva sempre, lui avrebbe voluto fino in fondo vivere questa esperienza, questa avventura del popolo curdo, della realizzazione del confederalismo democratico. Non l'ha vissuta come un qualcosa di
in cui si affacciava e guardava e poi andava via, ma lui ci si era completamente calato. Ecco, nel libro io sono convinto che in questi scritti, in questi post, eccetera, pur con la semplicità, al tempo stesso la semplicità, ma al tempo stesso la profondità di un giovane che scrive la sua esperienza, racconta quello che quotidianamente passa, può passare questa fortemente questa esperienza. Io sono convinto che l'abbiamo voluto scrivere perché l'abbiamo voluto far pubblicare, perché pensiamo che sia importante in questo momento raccogliere questa memoria. Lui ha fatto questa scelta da partigiano, come si è sempre detto, da antifascista, da internazionalista, eccetera, e pensiamo che questa cosa doveva emergere, valeva la pena di essere raccontata. Una cosa molto bella è che questo libro l'hanno curato degli amici di Lorenzo, amici che da qui a Firenze hanno sentito molto tutta questa storia, che ci hanno lavorato, si sono col cuore e ci hanno veramente ci sono stati dietro veramente con il cuore, perché bravano, ecco, perché hanno vissuto, hanno continuato a vivere la sua esperienza, si sono interessati, eccetera. Quindi molti giovani ci hanno lavorato e tuttora seguono questa vicenda di Lorenzo, che per molti di loro è ancora più vicino ora che prima. Ecco. Devo dire che speriamo veramente che il libro possa essere condiviso, diffuso, perché, ripeto, mostra non un soggetto particolare, eccetera, ma mostra che quando si vuole una cosa, si può realizzare. Si innamora di una cosa, una persona si può coinvolgere, si può impegnare, dare la sua vita, eccetera, può anche smuovere anime e coscienze. È un po' l'idea che in tanti esempi ha avuto nella storia, persone che hanno condiviso appieno una causa, ci si sono buttati appunto poi di dare la loro vita per questa causa, ma sono più vivi adesso che prima. Spero che insieme al CD, insieme al fumetto di Zero Calcare, eccetera, questo libro abbia una diffusione e possa essere utile anche agli orfani, eccetera. Ecco. Cui Lorenzo teneva tanto. Ecco, ora Ilmaz si è spolegato, però l'altra cosa che volevo, ecco, per noi i ricavati di questo libro, quello che faremo circolare con la diffusione militante e anche quello che arriverà dalla Red Star, noi intendiamo veramente ancora una volta, come nelle altre iniziative, sostenere progetti umanitari nei territori della Siria del Nord-Est. L'ha lasciato detto Lorenzo e noi in questo ci vogliamo far carico di questa cosa, ecco, siamo d'accordo. Quindi pensiamo che questa fonte con queste terre, che questo ponte che non solo Lorenzo ma tanti giovani ha costruito, pensiamo che un'altra pietra, un altro mattone, un altro eccetera, che rende ancora più forte questo ponte di solidarietà. Loro ci hanno dato questa esperienza del confederalismo democratico, ci hanno posto questa alternativa che secondo me è sociale, politica, eccetera, che secondo me è veramente interessante e meriterebbe di essere approfondita e sostenuta in questo mondo, anche nella nostra società. E noi, d'altra parte, sarebbe importante che ci impegnassimo a sostenere questa politicamente, umanamente, socialmente, eccetera, sostenere questa loro esperienza. Un po' come, insomma, un po' come già stiamo facendo, ma sempre di più, ecco. Tutti i partecipanti che stasera sono qui,
Grazie. Gli cederei allora la parola, magari dopo riprenderò per fare un saluto. E ringrazio anche tutti coloro che si sono collegati e sono in questo momento all'ascolto. Davvero, grazie a tutti, davvero. Grazie a voi. Proseguiamo appunto, purtroppo Ilmaz doveva scollegarsi, quindi a questo punto inviterei a intervenire Cristiano Armati, che è l'editore che ha pubblicato il libro. Grazie Giulia, buonasera a tutte e a tutti. È particolare per me parlare di perché ho vissuto come il mio a livello generazionale, per quella che è stata la mia generazione, non è mai stato così. Il Kurdistan è stato molto vicino. Io faccio parte di quelli che il Kurdistan l'hanno scoperto a Roma, ed è stato un evento che prima di Genova ha fatto toccare con mano le ipocrisie, le ingiustizie di una globalizzazione che si spartiva il mondo, insomma, e che faceva pagare le sue spese al Kurdistan come le faceva pagare a noi a Roma, quando non avevamo casa, quando venivamo licenziati, quando non vedevamo un futuro, e quando volevamo la libertà per Öcalan, che ce l'avevamo qui a Roma, volevamo un Kurdistan libero, ma volevamo casa, volevamo lavoro, diritti, pretendevamo di rappresentare la dignità che ci sentivamo, quella sì, di avere, e come risposta trovavamo la polizia. E da questo punto di vista le cose non sono cambiate. Da un altro punto di vista invece è stato un qualcosa che mi ha sempre accompagnato. Dal 1999 ricordo, per esempio, a un certo punto feci un viaggio, attraversai China, e praticamente in ogni caffè che prendevo, perché mi fermavo agli autogrill, non l'ho mai pagato, perché in ogni autogrill trovavo dei curdi e vedevano sulla maglia, erano fatte così, la scritta Roma, e questa era una festa, perché in qualche maniera io ci ho messo per capirlo, no? Perché stavano, diciamo, comunque a quella resistenza che era stata prodotta in quella circostanza. Nel tempo, appunto, siamo arrivati alla Red Star Press, che è una casa editrice che si occupa di storia del movimento operaio, cerca di farlo con tutte quelle che sono un po' le numerose sfaccettature, e anche lì abbiamo avuto modo di, naturalmente, di incontrare il Kurdistan con dei libri che cominciavano a parlare di questa rivoluzione, e poi anche per quanto riguarda Lorenzo, che aveva mandato un suo contributo in un libro che si intitola Omaggio a Rojava e che raccoglieva scritti di combattenti internazionalisti, e quello di Lorenzo spiccava, perché se ce lo ricordiamo, chi può averlo letto, ecco, infatti l'abbiamo scelto anche per la quarta di copertina, proprio per il messaggio che trasmetteva, no? Quando dice che sarebbe bello dire che va tutto bene in qualche modo, no? Ecco, oggi ce lo ripetono spesso che va tutto bene, ma ci licenziano, perdiamo casa, dobbiamo stare a casa, c'è chi una casa non ce l'ha, si perde il lavoro, non va tutto bene, e non va tutto bene neanche ad Afrin, non va tutto bene magari neanche in Rojava. Si vince e si perde, fino a che continua questa lotta, vuol dire che la speranza vive, e quindi in qualche modo vuol dire che noi la vittoria la stiamo tenendo aperta. E per quanto mi riguarda, il 1999
si può dire che è il giorno che io in qualche modo veramente divento maggiorenne, ecco, e ci divento col Kurdistan, anche senza rendermene conto, e da quel momento in poi effettivamente è stato un grande cammino, con tanto dolore, perché anche questo va detto, ma che ovunque, in ogni città veramente dove ho avuto la sorte di mettere piede, ho trovato compagni, compagni come Lorenzo, e da questo punto di vista è una vittoria incredibile, insomma, che per tante è una compagna quotidiana, effettivamente. Quindi questo è il senso, diciamo, di un libro come quello di Orso. È un contributo a quella patria ideale che noi comunque chiamiamo resistenza, e che sicuramente non c'ha bandiere, al momento è contenuta dentro il pianeta Terra, ma come dire, noi contiamo anche di avere un orizzonte ancora più più alto, ecco. Da quassù la Terra è bellissima, diceva Gagarin, e a volte non c'è nemmeno bisogno proprio di prendere un'astronave per rendersene conto. Nel libro Orso, scritti Lorenzo ce l'ha fatto vedere bellissimo in tantissimi momenti. Forse a molti è rimasta impressa la foto con i cuccioli, per esempio, la didascalia di ritorno a Puppyland, no? La terra dei cuccioli, insomma, è per quella che noi combattiamo in qualche modo, proprio per questi cuccioli e per quella parte di cucciolo che ci sta dentro ognuno di noi. Io personalmente non ho dato per vinto neanche, come dire, all'inverno della maturità o della responsabilità, il fatto che debba prendere vento sulla volontà di essere in qualche modo cuccioli, e quindi di vedere le cose un po' per quelle che sono. Il mondo così non va bene, e proviamo a sfidare il presente, come ha fatto Lorenzo, anche pubblicando questo libro. Grazie a me ritrova le pagine in qualche modo ho citato, ecco. Do la parola a Giulia, alla presidenza, insomma, per continuare la presentazione. Grazie ancora. Grazie Cristiano, grazie alla Destra. Tra l'altro, oltre a questo bellissimo libro di Lorenzo, scritti di Lorenzo, e quello che citavi prima, Omaggio a Rojava, voi avete pubblicato anche quello Un'utopia concreta, insomma. Se uno riuscisse, ecco, a leggerli tutti e tre, avrebbe un bellissimo spaccato di quello che chiede. Grazie ancora. Dire al professore Alberto Tonini, che ha fatto la prefazione, ha curato la prefazione del libro Orso, e che è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Firenze. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti e a tutte. Io ho conosciuto Lorenzo Orsetti attraverso i suoi genitori, in realtà, e attraverso i miei studenti dell'università, perché sono stati da un lato i genitori che mi hanno cercato e che mi hanno chiesto di collaborare, l'ho fatto molto volentieri, che mi hanno raccontato le loro memorie, i loro sentimenti, anche il loro smarrimento di fronte alla scelta di Lorenzo, che inizialmente per un genitore è senza dubbio una scelta difficile, difficile da condividere, ma poi hanno anche avuto la forza interiore di comprendere, di capire, di aprirsi, anche nonostante poi l'esito drammatico della sua esperienza. E i miei studenti invece sono stati i primi che mi hanno
sollecitato a parlare del Rojava, a parlare del confederalismo democratico, prima ancora che entrasse nei radar dell'università dal punto di vista ufficiale, cioè studenti che erano invece molto attivi, molto attenti a questi sviluppi negli anni scorsi e che sono venuti da me per avere spazio, per avere indicazioni, suggerimenti, e io devo dire che dopo di loro sono arrivato a interessi dei curdi. Ovviamente la questione curda è già da tempo al centro dell'attenzione anche degli studi universitari, ma della questione più specificamente del Rojava, dell'esperienza del Rojava, devo dire che ci sono arrivato soprattutto grazie, ripeto, agli studenti di scienze politiche. E quindi c'è stata una convergenza fra il lato, diciamo, dell'impegno universitario e il lato invece della solidarietà, famiglia che ha vissuto un'esperienza che poi mi ha portato appunto a collaborare a questa pubblicazione, e l'ho fatto volentieri. Per quanto riguarda in generale l'esperienza del Rojava, faccio un po', diciamo, la parte dello studioso, che è un'esperienza che ha un significato di grandissimo rilievo non solo per i curdi, ma per tutta la regione Medio Oriente. Un esempio di chi ha alcun destino ineluttabile e alla violenza fra popoli diversi, ma che esiste invece una strada alternativa che si può praticare, che si può percorrere, che può dare anche risultati importanti nonostante la feroce opposizione che viene dall'esterno, perché non ci dimentichiamo che il Rojava è osteggiato da tutti i governi della regione circostante. Quindi noi parliamo di un esperimento che attira la nostra simpatia, il nostro sostegno, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che non è affatto apprezzato né dal governo siriano, né dal governo turco, naturalmente, ma neanche dagli altri governi dei paesi vicini. Quindi ci troviamo di fronte a un laboratorio, a un esperimento, a un grandissimo progetto che però incontra delle resistenze molto molto feroci. Questo è un motivo in più naturalmente per interessarsi, per sostenere e appoggiare il popolo curdo, ma anche che partecipano a questa esperienza, perché non sono curdi, ma che condividono comunque questa volontà di superare le differenze in nome di un destino comune, che è la sola strada che può permettere a questi popoli di uscire dalla spirale di guerra e di violenza. E se questo vale per la regione medio orientale, vale anche per la nostra realtà, per la nostra società, perché anche noi sperimentiamo grandi differenze, grandi disuguaglianze, grandi fratture e spaccature, la contrapposizione che possiamo riuscire a risolvere i nostri problemi. E questo è tanto più vero alla luce anche dell'ultimo anno di grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Cioè l'anelito, il desiderio che Lorenzo ha espresso per la ricerca di una nuova società, di un nuovo modo di vivere insieme, di un nuovo rapporto con la natura, con l'ambiente, tutto questo è presente nell'esperienza del Rojava, e tutto questo ha assunto negli ultimi 12 mesi un'emergenza ancora maggiore, perché tutti noi ci siamo resi conto che non possiamo tornare alla normalità, perché la normalità era parte del problema. Cioè a dire, noi ci troviamo a vivere oggi in questa situazione perché non abbiamo posto attenzione a come ci eravamo comportati nei confronti dell'ambiente, della natura, delle disuguaglianze, delle differenze in termini di accesso ai servizi sanitari, in termini di accesso alle risorse. E tutto questo nell'esperienza del Rojava si è tentato di affrontarlo, si tenta di affrontarlo con tante difficoltà naturalmente, ma con la consapevolezza che fino a quando non supereremo queste contraddizioni noi saremo destinati a continuare a ricadere nel clima di violenza, di soprusi, di tensione, ma anche in questa nostra incapacità di trovare un equilibrio con l'ambiente naturale che ci circonda. E badate, le due cose non sono
separate. Le due cose vanno insieme, convergono insieme e prima ne prendiamo atto, meglio sarà per tutti. Ringrazio. Grazie professor Tonini, grazie davvero. Pienamente. Grazie. Bene, grazie. Sì, la nostra azione, diciamo che il progetto del confederalismo democratico dei curdi sia osteggiato, diciamo, da tutte le potenze regionali della zona, è vero, lo è anche purtroppo da parte delle potenze internazionali e della comunità internazionale, che ben poco, diciamo, ha fatto, ecco, per sostenerlo, se non anche nel momento in cui, diciamo, con la battaglia di Kobane era sotto gli occhi di tutti, diciamo, l'elemento positivo che questo introduceva, non solo appunto per risolvere la questione curda, ma per risolvere una questione medio orientale che da sempre è stata, insomma, strumentalizzata purtroppo da parte della comunità internazionale. Per questo, diciamo, anche noi, come europei, come italiani, dovremmo riuscire a far sì che le ipocrisie che a volte caratterizzano le nostre relazioni internazionali venissero un attimo a trovare una soluzione positiva nel decidere davvero anche noi di stare dalla parte giusta. Detto questo, vorrei far intervenire Francesco Marilungo, anche lui un ricercatore universitario, traduttore sia dal turco che dal curdo, molto esperto della situazione, che ci porterà anche lui le sue impressioni. Grazie. Grazie Giulia, grazie a tutti gli organizzatori di questa serata. Io non posso nascondere l'emozione nell'essere qui a parlare di Lorenzo, anche se io Lorenzo direttamente di persona non l'ho conosciuto, però mi sento legato a lui per generazioni innanzitutto, e poi da questa passione per questa terra che ha svolto una funzione importante non solo per me e per Lorenzo, ma forse per tanti della nostra società, e proverò a spiegarmi su questo. Vorrei partire da una coincidenza. Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo evento, stavo leggendo un libro che non c'entra niente con il Kurdistan, ma che casualmente ha una dedica, pubblicato nel maggio del 2019, quindi solo due mesi dopo la morte di Lorenzo, e casualmente riporta un'epigrafe dedicata proprio a Lorenzo, proprio per dare il senso dell'emozione che questa sua esperienza ha dato, no? nella società italiana. E la dedica dice così: a Lorenzo Orsetti e a tutti quelli che per caso nascono tra i primi, ma per scelta stanno con i secondi. E io, leggendo il libro di Orso, leggendo i suoi messaggi, i post su Facebook, le riflessioni che lui faceva, ho sentito proprio questo percorso, questa scelta di... Prima di tutto questa presa di coscienza di essere nel mondo dei primi, per geografia, diciamo, per anagrafe, e poi la scelta di invece sporcarsi le mani e andare nel mondo dei secondi cosiddetti, questa è una semplificazione chiaramente, però nel mondo di chi geograficamente o anagraficamente è nato in una situazione più... E quindi innanzitutto forse il Rojava è stato un grande produttore di senso politico, antropologico, umano anche, per noi in un Occidente che invece sentiamo non essere più in grado di produrlo, questo senso politico, questo senso umano, questa prospettiva. Lo dice spesso, no, Lorenzo, nelle sue riflessioni, dice: da noi parole come democrazia, libertà, uguaglianza le sentiamo ripetere tutti i giorni da giornalisti alla televisione, le leggiamo continuamente, ma sono completamente svuotate di senso. Sono arrivato qui, in questo territorio, in questo Rojava, e queste parole immediatamente le sento più piene, le sento pesanti, le sento vere, finalmente. Quindi tanti, no? Non lo so, perlomeno tanti della mia generazione, di una sinistra completamente
che ha perso un faro, una prospettiva negli ultimi anni, il Rojava è stato capace di riempire un vuoto e di ridarci peso e senso di alcune parole, riportando anche un po' in auge una parola che forse ci eravamo dimenticati e che Lorenzo incarna, che è quella di internazionalismo, cioè la capacità di sentire su di noi le ingiustizie e le difficoltà degli altri, di altri popoli. Che dire, mi emoziona ulteriormente il fatto che il viaggio di Lorenzo inizia proprio in giornate, perché ogni post, no, ogni messaggio è precisamente, e io in quei giorni ero proprio in Rojava per altri motivi. Io l'ho accompagnata questa storia in Rojava in altre forme, però con lo stesso spirito di Lorenzo, e mi fa che più probabilmente ci saremo incrociati in qualche modo da quelle parti. E poi anche nei suoi testi ho sentito l'importanza che lui dà ad Afrin, fra le tante battaglie, fra i tanti momenti della resistenza. Afrin in realtà è proprio un vulnus particolare, perché lì i curdi sono, lì ci siamo resi conto di quanto in altri momenti i curdi siano stati così pedine usate anche dalle potenze internazionali per i loro interessi, quando ne avevano appunto motivo, ma ad Afrin sono stati completamente abbandonati da tutte le potenze internazionali e così alla mercé di uno degli eserciti della NATO, di uno di quei paesi che così ancora qualcuno continua a considerare una democrazia o parte del mondo democratico, la Turchia, no? E lì quando racconta quello che succede ad Afrin, proprio si sente forte il grido di Lorenzo, che dice: ma com'è possibile che nessuno stia facendo qualcosa, al di là della società civile, chiaramente dei movimenti che si sono mossi in quegli anni, ma a livello istituzionale pochissimo è stato fatto, praticamente niente. Dicevamo prima, si diceva, no, che i governi confinanti con il Rojava osteggiano fortemente questo progetto, ma anche a livello delle cosiddette nostre democrazie occidentali presa di posizione del Parlamento europeo, di altri parlamenti o di alla vendita di armi che sono durati giusto qualche mese e poi sono riprese come prima, non ci sono state azioni concrete, soprattutto per quello che riguarda il caso di Afrin. Quindi forti le riflessioni che emergono da questo libro, chiaramente sul Rojava e su quella di questa esperienza politica, ma altre sono anche su di noi, sul nostro presente, sulla nostra società e sulla necessità di trovare una prospettiva e una speranza, no? Una speranza che spesso è una parola che ricorre nei messaggi di Lorenzo. Lui dice: qui io ho trovato la speranza e me la tengo stretta. Veramente una frase fortissima, perché in Italia non siamo più probabilmente in grado di trovarla questa speranza, di afferrarla e di vivere cercando di realizzarla. E invece lì lui dice: io qui l'ho trovata e me la tengo stretta, e se l'è tenuta così stretta che appunto così il marchio del suo destino. Non lo so, forse sono stato confusionario, forse sono andato sull'onda dell'emozione, però queste sono un po' le che mi ha suscitato, perché appunto secondo me può toccare le corde di tanti, soprattutto di questa nostra generazione, diciamo così, fra la fine dei 70 e gli 80, una generazione così avvolta nel precariato, che fa difficoltà a trovare un posto, un senso. Invece Lorenzo, attraverso la sua
la sua passione, la sua determinazione, un posto, un senso l'ha trovato e forse può darlo anche ad altri. E io mi fermerei qui. Scusa. Bene, grazie molto. Grazie. Scusate, volevo leggere una frase di Lorenzo che è nella cartina, non so come si chiama, e dice a proposito, è una parte del suo testamento, e dice: sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai, neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perduto e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infonderla nei vostri animali. Menti più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che ogni tempesta comincia una singola goccia. Cercate di essere voi quella goccia. Alla fine del racconto su Afrin, e diceva: ad Afrin si resiste, si vince, si perde, si vive, si muore, ma se la lotta non si spegne vuol dire che la speranza vive ancora. Se l'è detta fino alla fine la speranza, e ce la infonde anche a noi. Esatto. Oggi facevo questa riflessione di molto bravo con le parole, no? Nonostante che per sua stessa, diciamo, confessione ha sempre preferito i fatti alle parole, che insomma ci sono dei momenti che sono veramente, dei brani che sono veramente commoventi, insomma, che toccano davvero, come diceva prima anche Francesco, la nostra sensibilità. Volevo a questo punto far intervenire Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, che anche lui ci dà un suo contributo sul libro. Sì, buonasera di nuovo a voi tutti, agli amici che seguono. Io ringrazio di questo invito che ho accettato con grande piacere. Direi che questo libro, che ringrazio Alessandro di avermi spedito in PDF, è soprattutto un atto d'amore. È un atto di amore di Alessandro, Annalisa, Chiara, degli amici che hanno curato e raccolto questi scritti, anche della casa editrice. Naturalmente è un modo molto degno di misurarsi con questa perdita, ricercando il senso e il valore di un'esistenza e rendendole onore, come Firenze, insomma, che l'ha accolto come un suo figlio che ha meritato nel mondo, il padre Bernardo, insomma, e tutti noi come abbiamo potuto. Direi è un filo un po' conduttore, no, di queste pagine, sia dell'introduzione sia anche delle cose che Lorenzo scrive. L'amore, la speranza, viene detto questo libro è un manifesto alla speranza, veniva ricordato anche negli interventi precedenti. Poi c'è proprio nelle parole di Lorenzo Orsetti, mi pare a un certo punto, che tu dici: una vita in cui non c'è capacità di amare è una vita che non è degna, e bisogna recuperare questa capacità di amare. E la sua storia, la sua breve storia, breve ma così densa storia, il nome di questa che è contro giustizie, una sete di libertà, no? I muri in cui si viene rinchiusi nella nostra quotidianità grigia, banale, che lui non sopporta, eccetera, no? Un'evasione dai muri che odano a questa nostra quotidianità. Naturalmente c'è una cesura. L'introduzione, la si vive prima e dopo la partenza. Cioè, prima e dopo la partenza. Questa è un'altra cosa.
lui è e lo dice in più espressioni, di combattere per ciò che si ama, che nel suo caso è il popolo curdo a cui viene negata l'autodeterminazione, a cui vengono negati i diritti, l'autonomia, l'indipendenza, la dimensione che ti mette in un'altra quotidianità, che c'è questo impatto ma duro con questa realtà, che lui poi inquadra in anche elementi, dice in fondo qui che cosa si fa? Si fa quello che ha fatto la resistenza in Italia e in Europa, qui ci sono altre forme di fascismo, di fascismi, combatte, però poi insomma, c'è e nel libro proprio interessanti e che colpiscono poi sono i fatti anche, sono i sentimenti ma sono anche i fatti, quando lui si trova bagno però mi sono trovato dentro una che ha un grande senso della sacralità della morte e dell'onore che va reso ai caduti e che va reso ai morti, atto anche lì con la drammaticità di questa dimensione, perché io dice avevo poi le mani sporche di sangue, tutto, anche se un po' me l'ho sciacquato, mi hanno offerto un tè, il tè era buonissimo, c'era questa aroma ma si sentiva molto il sangue, c'è questo certo. Lorenzo argomenta che cosa si dovrebbe fare. Qui c'è un tema, guardate, che tezza e nella drammaticità della vita è anche un grande tema filosofico, anche un grande tema culturale. Cosa si dovrebbe fare però quando noi davanti abbiamo battaglioni, persone armate, addestrate, di violentatori, di stupratori, di persone che uccidono, fiori nei cannoni? Questo è un tema, è un grande tema, guardate, proprio anche da un punto di vista culturale, teorico. Se voi guardate un grande passaggio dell'ultima enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, che è un passaggio fondamentale per la dottrina, la teologia e la pastorale cattolica, non c'è più l'ammissione della, non c'è più guerra giusta, che per da un punto di vista della dottrina della Chiesa è una cosa fondamentale, perché in nome della guerra giusta si sono legittimate gli errori, tante prevaricazioni. Però c'è un punto che anche dentro la storia cattolicesimo democratico viene ribadito. Io l'ho un pochino argomentata questa cosa anche durante fatto una nostra rivista proprio sui fratelli tutti, un incontro è stato molto seguito. E guardate, c'è a Milani, per esempio, Elisa, insomma, so che hanno caro, Don Lorenzo Mogliani, che dice, guardate, la guerra è sempre sbagliata. Poi però c'è la guerra di resistenza, che è giusta. La guerra che ti... Oh, certo, io, come ho detto altre volte, anche ricordando Lorenzo, io la mia opzione è per la non violenza, e quindi io non è che, non è che mi identifico. Però capisco che ci sono dei passaggi in cui resistenza, insomma, ci può essere... questo dramma, insomma, del confronto con il tema della violenza. Naturalmente siamo in un contesto in cui ci sono le questioni che anche gli amici che hanno parlato prima di me ponevano. Dietro tutto questo che cosa c'è? C'è per esempio questo grande commercio delle armi. Cioè, quando lui dice, la Turchia, come veniva anche ricordato prima, è un paese democratico, ma poi insomma sappiamo affari sporchi, denaro, appunto valanghe di armi, la Turchia è una minaccia per tutte, tra l'altro c'è anche una bella poesia di Turoldo a uno dei nostri primi convegni, se vuoi la pace, prepara la pace, quando venivano migliaia, insomma, di manifestanti per la pace, al Palazzo dei Congressi a Firenze,
Turold, che si rivolgeva idealmente agli operai delle fabbriche di armi, diceva: operaio, non costruire più armi, qui c'è un qualcosa, insomma, che interrompe. Ecco, Lorenzo combatte, sia pure usando anche la forza, e combatte contro tutto questo. Libro anche questa intervista a Biloslavo, che era un'intervista anche conosciuta, ma qui ci sono passaggi molto importanti. Qui lui parla della Turchia, Turchia è una minaccia per tutti, parla del fondamentalismo islamista. A un certo punto il giornalista gli dice: ma lei è di destra o di sinistra? No, dice: io sono anarchico, altri miei compagni si dicono marxisti-leninisti, ma guardate che fondamentalismo islamista, che è un male assoluto. Qui Lorenzo si esprime esattamente come Domenico Quirico, quando è stato alla nostra sede, giornalista, come sapete, di valore, che è stato sequestrato per tantissimo tempo, per mesi. Un male assoluto, dice, è una battaglia di civiltà. Ecco lì, Lorenzo su questo fronte ha lasciato la vita. Il modo migliore per ricordarlo è cogliere il messaggio che questa sua vicenda ci manda. Prima Alessandro diceva: ma lui non si è accontentato di guardare il mondo dalla finestra. Sarebbe già un passaggio se tanti ragazzi, tanti giovani, come ha fatto l'insegnante per una vita, insomma, se, e sapendo anche la potenzialità inespressa che c'è in tanti giovani, che, a cui vanno spiegate le cose, vanno raccontate, già a tenere aperte le finestre sul mondo è una grande cosa. Aperte sul mondo è una grande cosa. Certo, Lorenzo è voluto andare a vedere quello che c'era oltre la finestra, duramente, però appunto ci ha lasciato questo messaggio contro l'indifferenza, che va raccolto. Guardate, noi fiorentini, insomma, poi il nostro paese quest'anno ha l'anniversario, 700° anniversario di Dante, che può essere una ricorrenza solo celebrativa, ma che insomma e manda tanti messaggi, che sono messaggi non del tempo di Dante, ma che parlano anche alla sensibilità dei contemporanei, toccano, vorrei dire, degli uomini di tutti i tempi. E uno di questi è proprio l'odio che Dante ha per gli apatici. Ecco, allora, e da questo libro si può trarre questo messaggio, insomma, coltivare la cura, la care, l'amore per il mondo, come diceva Narent. Ecco, l'amore per il mondo è Dante, questo ragazzo, insomma, che ha fatto questa esperienza molto particolare, con entusiasmo e sacrificando se stesso, alla fine, insomma, è questo il messaggio che ci manda. Questo libro, insomma, ci dà l'occasione di ricordarlo, e insomma credo che vada reso merito appunto a chi l'ha realizzato. Grazie. Grazie Severino, davvero. Grazie molte. Prima di passare al prossimo intervento, niente, volevo giusto aggiornarvi che tantissime centinaia di interazioni con l'evento, e scrivono in tantissimi amici di Lorenzo, in realtà qui del territorio fiorentino, toscano, nazionale, e tantissimi anche che ci seguono anche oltre frontiera. Ci sono posto in curdo, in arabo, magari poi Francesco ci può aiutare a tradurne qualcuno. Volevo questa giornata. Per il curdo va bene, l'arabo non posso aiutarvi purtroppo. E, comunque vedrà, insomma, siamo molto seguiti, e questo è un bene, perché presuppone bene anche per la diffusione del libro. La Sara, che è avvocato attivista di Rete Kurdistan e che è di ritorno da un lungo periodo trascorso in Rojava, e che quindi ci porta un po' di aggiornamenti su quello che sta succedendo adesso in quei territori, e un suo saluto. Grazie Sara. Ciao Giulia, buonasera a tutti e a tutti. E innanzitutto vi vorrei ringraziare per avermi invitato a questo evento. Per me è davvero un piacere, un onore, e grazie ad Alessandro, Annalisa e Chiara e a Rete Kurdistan Toscana. Ho sentito davvero
tantissime suggestioni durante questo incontro e quindi mi viene da ringraziare dal cuore anche gli interventi che mi hanno preceduta. Purtroppo non sono riuscita a leggere il libro, non ancora. La prima cosa che farò. Quello che vorrei dire, sentendo anche l'ultimo intervento, essendo rientrata da poco, quello che mi porto è che la pace è un lusso per chi se lo può permettere. Questo è quello che ho imparato nella mia esperienza. E resistere nel momento in cui poi si ha a che fare con uno Stato dittatore, con Daesh, lo Stato islamico, il fondamentalismo, diventa un dovere, nonché a volte davvero l'unica possibilità. Lorenzo ci insegna che la libertà non ha confini. Da questo punto di vista, ecco, ringrazio Lorenzo e ringrazio tutti coloro che fanno una scelta così difficile, così coraggiosa, ma della quale forse c'è bisogno. Ecco, ora, scusate l'introduzione, ma ci tenevo, ecco, a condividere queste mie emozioni con voi. Tornando poi a parlare di quelli che sono gli aggiornamenti e credo che poi sia anche il motivo per cui è importante continuare ad interessarsi di quello che accade in Siria, di quello che accade in Rojava, ma anche degli sviluppi di questa nuova forma di democrazia radicale e diretta, no, che c'è in quel territorio, perché poi, come è stato spesso detto, arriva un lume di speranza per quanto riguarda questa possibilità di convivenza tra etnie diverse, tra religioni diverse, ed è quello che ho potuto appurare nel mio percorso. Io lì ero con Eva Sora Kurd, quindi lavoravo nell'ambito sanitario, la Mezzaluna Rossa Curda, e quindi mi sono ritrovata quotidianamente a confrontarmi anche con quelli che erano e che sono i progressi di nuovo questo laboratorio. E credo che ora più che mai ci sia bisogno di proteggerlo con le nostre parole, informandoci e cercando di fare il più possibile per salvaguardare e per aiutare questa esperienza affinché si sviluppi. Ecco, ora gli aggiornamenti dal territorio effettivamente sono un po' complicati, perché nonostante la sconfitta geografica di Daesh, purtroppo ci sono diverse cellule dormienti che continuano a fare attacchi all'interno del territorio e questo ormai è diventata una pratica assodata in me nel corso dell'ultimo anno, e in particolar modo vengono prese di mira coloro che collaborano con la società civile per stabilizzare il territorio, vengono presi di mira persone che fanno parte delle Syrian Democratic Force, e quindi questo vuol dire anche un intento politico da parte dello Stato islamico che cerca di attaccare quelle persone che sono coinvolte in un processo di stabilizzazione. Al di là di questo però ci sono anche altri problemi. Una situazione molto preoccupante è quella relativa alla mancanza di acqua. Da quando la Turchia ha occupato Serekaniye ha spesso chiuso Alok, una diga che fornisce acqua a circa 800-900.000 persone. Allo stesso tempo c'è stato un problema per quanto riguarda sempre l'acqua che arriva dall'Eufrate. La Turchia ha di fatto ridimensionato il livello di acqua e questo fa sì che non ci sia neanche l'elettricità all'interno dei territori. E questa è un'altra crisi che purtroppo abbiamo dovuto affrontare. Oltre a questi problemi, ovviamente c'è il coronavirus c'è qui come c'è lì, ultimamente i numeri stanno aumentando e quindi ancora forse è presto dirlo, però pare che sia vicina ad una nuova ondata. Da questo punto di vista, con la Mezzaluna Rossa Curda e con tante altre ONG che lavorano nel territorio, ricordo anche un Ponte Verde che sono dei nostri partner, e con l'aiuto dell'amministrazione autonoma abbiamo cercato di implementare un sistema che possa in qualche modo
quelli che sono i problemi. E accennavo anche in altre occasioni che i reparti di terapia intensiva sono circa 80 in tutta la regione del Nord-Est, e questo ovviamente fa capire anche le difficoltà che ci ritroviamo ad affrontare nel territorio. Le difficoltà sono molteplici, in un contesto che è un contesto di guerra e di conflitto armato, per cui la Turchia continua ad attaccare. Ultimamente ci sono state diverse escalation nella zona di Aynissa e di Tel Tamer, ma ci sono anche guerre, il conflitto continua nella zona ovest e quindi verso Idlib, dove vi sono i proxy della Turchia. Vi è una forte presenza delle truppe del governo siriano e della Russia. Quindi ecco, questo è un quadro in modo molto semplice della situazione. Le problematiche sono molteplici, ci ritroviamo ad affrontare continue crisi ed emergenze, per cui l'eccezione del coronavirus, ad esempio, è molto ridimensionata rispetto a quelli che poi sono le altre problematiche. Grossa crisi economica nel territorio, che è aumentata dopo l'introduzione del Cyrus Act, è un provvedimento emanato dagli Stati Uniti con delle sanzioni nei confronti delle società delle attività siriane, e che quindi colpiscono anche tutte quelle attività e quelle cooperative che sono nate nel nord-est della Siria. Purtroppo c'è anche un problema di reperibilità degli aiuti umanitari, e questo da quando nel gennaio del 2020, tramite una risoluzione delle Nazioni Unite, è stato deciso di chiudere il gate di Yarubie, che è un gate tra Iraq e Siria, ed era quello dal quale arrivavano tutti gli aiuti umanitari destinati al nord-est della Siria. E ho cercato di provare a darvi un po' di elementi per capire anche quali siano le difficoltà poi reali su chi vive all'interno del territorio. Dall'altro lato, prima di lasciare la parola, vorrei sottolineare di come, nonostante tutte queste problematicità, il lavoro di implementazione del confederalismo democratico continua ad avvenire giorno dopo giorno. Nonostante le contraddizioni e tutte queste problematiche, esiste ad una determinazione da parte dei curdi, ma anche degli arabi, degli assiri, degli yesidi. Ricordiamo che ci sono anche diverse etnie, diverse religioni all'interno del territorio, che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo di questa esperienza. E quindi credo che sia fondamentale anche finire appunto con questo messaggio di speranza, ma di una speranza che è concreta, che è vera. Ed è questo il motivo per cui bisogna continuare ad essere presenti, ognuno con le sue modalità. L'internazionalismo ci insegna che ci sono anche diverse forme di solidarietà, e che quindi tramite la determinazione e la resistenza dobbiamo cercare di lottare perché questo cambiamento avvenga. Una piccola goccia, no? Siamo tutti delle piccole gocce. E quindi sì, con questo concludo e ripasso la parola a Giulia. Grazie molte Sara, grazie del aggiornamento. Tra l'altro con te avremo modo di approfondire anche all'iniziativa che faremo il 17, che sarà proprio appunto di approfondimento più su quanto sta avvenendo nella Siria del Nord-Est, ma nel sud-est della Turchia, quanto diciamo ancora ci sia da fare e possiamo fare qui, e capire un attimo appunto come possiamo fare per, come dicevi tu, no, dare anche noi il nostro contributo e essere anche noi una piccola goccia. Qui a Firenze, tra l'altro, in cui si commemora proprio Lorenzo, la famiglia ha dato anche, insomma, si incontrerà a San Miniato. Ora magari
se vuoi spiegare un pochino te che cosa stiamo facendo, ci sarà presente naturalmente la comunità curda, poi cerchiamo di portare avanti anche quelle piccole battaglie che possono, diciamo, però avere un significato. Da tempo la famiglia che ha dedicato una strada, una piazza a Lorenzo, e la questione è ancora aperta, ci sono delle resistenze da sorpassare, però su questo ci siamo, e poi ci sono tutte le iniziative e le proposte che ci vengono dal movimento curdo, che, come tu ricordavi, insomma, ha bisogno di essere sostenuto per loro e anche per noi. Passo la parola a Alessandro, nel frattempo vediamo se Ilmaz, il portavoce di Wiki, riesce a rientrare in collegamento, aveva un'altra riunione. Sì, a parte, come avete detto, molto suggestivo, e naturalmente il tempo mi piacerebbe anche che i partecipanti, se hanno qualcosa da aggiungere in qualche modo, mi farebbe piacere. Io dianzi è stato, voglio sottolineare due cose. Allora, vabbè, sicuramente il libro è veramente pregevole, è veramente bello, sono molte foto, cartine, c'è una descrizione cronologica di quello che Lorenzo ha fatto, ci sono una spiegazione di tutta una serie di termini, è una cosa veramente molto curata. La copertina rossa con nero richiama, per chi può capire, l'anarchia, perché Lorenzo in qualche modo si rifaceva anche a questa modello di vita, questa proposta di vita. E volevo riprendere due cose, ecco, apposta per questo Lorenzo ha dato una risposta alle insoddisfazioni di questa società, ha voluto dare una risposta politica, ha cercato non risposte personali, sue intime e personali, ma ha cercato un contesto dove la politica, che si volevano far carico di dare, cioè si dovevano far carico di dare certe risposte, e lì ha trovato un popolo. Ecco, la cosa molto bella, e poi qualcuno ha citato Gianzi Tomminani, Severino, ecco, io ho sentito molto simile la scelta di Lorenzo a quella, naturalmente fatto sul discorso del tema della non violenza, ma anche Tomminani, come ha detto Severino, accettava la resistenza. Ecco, Lorenzo è andato lì, e lì voleva starci, e voleva anche essere sepolto lì, lasciandoci poi la nostra scelta. L'ho sentita un po' simile a quella di Tomminani, che è andato nel popolo di Barbiana, ci ha vissuto e si è legato agli ultimi. Quindi questo legame con gli ultimi, questo superamento dell'egoismo e questo cercare di poter dare il suo apporto in un contesto diverso, politicamente fecondo, anche ai bisogni di tutti e a necessità di tutti, mi è sembrato un gesto veramente di speranza, perché è lì che si trova la speranza, sul fatto che tutti cercavano di trovare, lavorano per la costruzione di una società dove chiunque possa avere sanità, difesa, cibo, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che ha aderito e si è legata a questa cosa. Due cose, ora ho detto che è arrivato l'Ilmaz, due cose sui prossimi appuntamenti. Allora, il 17 contiamo di rifare un altro collegamento la sera, per alle 18, per riprendere questi temi legati al Rojava e alla situazione del Kurdistan. Il 18 la mattina a mezzogiorno noi andremo a San Miniato, non abbiamo organizzato niente di particolare, sia perché c'è tutto questo tema del coronavirus, sia perché vorremmo che fosse un momento di accompagnamento, di presenza, eccetera, di raccoglimento. Ci sarà però Padre Bernardo, che leggerà alcuni brani, probabilmente ci sarà anche Lucio Leoni, cantatore, che ha coordinatore del CD, ecco, e dai mamma de me, e praticamente il 18 a mezzogiorno siamo là, anche un pochino prima, insomma, e la sera alle 21 vogliamo, siccome esce la versione digitale di questo CD,
che spero che tutti abbiano ascoltato, letto, cioè sentito, eccetera, eccetera. Ci sono disegnati arcari, ci sono molti artisti che veramente ci hanno dato un contributo, e tutto il ricavato sarà donato al progetto Rainbow. Progetto Rainbow, che per questo è fanatopio ambulatorio e pediatri per il laboratorio per fanatopie cubane. Quindi lo ricorderemo la sera con alcuni artisti che faranno sentire i loro brani e alcuni interventi, eccetera. Questo dalle 21 del 18 sera. Il 20, cioè il, noi siamo veramente, speriamo che tutti si uniscano a queste cose, come speriamo, come ha detto la Giulia, che tutto questo movimento si concretizzi, da un lato in una solidarietà ancora più forte verso lo Java, il popolo curdo, e da piccolo riconoscimento, insomma, per questa esemplarità, figura importante di Lorenzo, anche da parte delle autorità cittadine di Firenze, eccetera. Sì, anche l'Ampi, perché c'è questo tema del partigiano di oggi, della resistenza, eccetera, quindi di Lorenzo, veramente siamo fieri di Lorenzo e lo sentiamo ancora di più vicino a noi e grazie Alessandra, grazie Annalisa. E prima di dare la parola a Ilmaz, che ci ha raggiunto e che saluto, volevo aggiungere solo appunto alle iniziative in previsione. Noi stavamo pensando a Firenze anche di organizzare qualcosa per il Nevroz, che è qualche giorno dopo, appunto. Ora vediamo, la situazione purtroppo è quella che è, però magari anche qui una cosa simbolica limitata in collaborazione con la comunità curda, vediamo al CPA o qualche altro luogo, o qualche altra cosa in città. E quindi, insomma, casomai poi vi terremo aggiornati. Passo la parola a Ilmaz, benvenuto. Molto grazie Giulia, buonasera a tutte e tutti. Sicuramente abbiamo un detto in Kurdistan, quando parlando martiri, parole sicuramente sono molto deboli, non si può raccontare, spiegare tante cose. Come ha detto, noi come curdi, come il popolo comitato in Italia, siamo orgogliosi con il compagno Lorenzo, che è andato in Kurdistan, che non ha niente problemi per la vivere una città come Firenze, una storia di rinascita che è successo in quella paese. Lui ha lasciato tutto e è andato in Kurdistan solo a lottare per sua idea di rivoluzionario. Anche quando andiamo a vedere sul diario, sul libro, prima pagina, che lui racconta sole, che non, per lui non è importante molto chiesa o una grande bus patrone, per lui solo importante che per sua idea pronto per sacrificarsi. E quella cosa, secondo me, spiega tutto. Noi abbiamo vinto lì contro di quello Stato islamico fascista, perché tutti quelli compagni e compagni internazionalisti e curdi credevano la idea di paradigma confederalismo democratico, convivenza, fratellanza, diversità, diciamo, sia su religioni, su tante cose, cultura, le donne, uomini. E allora
ho vinto, però ancora nemici vogliono avere una, come diciamo, rivincita, una cosa positiva. Quando abbiamo vinto a Kobani, subito attaccare a Afrin. Sul diario di compagno Lorenzo, anche tutte le cose che è successo. Per quello, questo libro, questo diario, anche secondo me, una cosa storia di Rojava, una cosa storia di Italia, perché racconta tutte le cose realmente che è successo con sentimento, con realtà. Molto grazie famiglia, anche Red Star, a tutti i compagni e compagne che hanno contribuito questo libro, questo diario, ha stampato tantissimi giovani italiani ancora non conoscono Kurdistan, dove che sono curdi. Se non è anche colpa di loro, però purtroppo non conoscono. Allora, con questo diario, con questo libro, anche gente inizia a studiare Kurdistan, specifico la battaglia contro Stato Islamico in Rojava. Secondo me anche su questa cosa lui dopo Marte anche ha dato un altro contributo con questo diario, con questo libro. Gente non dimentica mai questo combattimento che è successo contro Stato Islamico. Un altro punto importante secondo me, quando lui racconta suo compagno e compagni, anche racconta tanti arabi, tanti diversi internazionalisti, curdi, la psicologia loro, quando racconta Anna Campbell, questo la idea ex colonialismo di britannico, per esempio. Che sono molto importanti tantissimi giovani inglesi, italiani, tedeschi oggi possono molto aperto con questa paradigma criticare questo colonialismo che quella epoca ha successo contro altri popoli e tanti anni fa è successo in Africa, in America Latina, anche in qualche paese d'Europa. Purtroppo ancora continua il nostro paese, ancora Kurdistan una colonia internazionale, non solo una colonia di Turchia o Iran o Iraq o Siria, senza americani, senza Russia, Comunità Europea, curdi nemmeno non possono accettare la loro federazione, i loro diritti. E tutti questi cosa continuano, per quello secondo me il regalo, diciamo, pure la cosa, il messaggio che ha dato a tutti noi, sia curdi sia italiani, compagno Lorenzo, è questo: vivere con pace, se viviamo, vogliamo vivere nostra idea, dobbiamo lottare per questa cosa, pronto per sacrificarci. Un messaggio secondo me molto importante, a nuovamente noi per curdi, per me stasera partecipare alla presentazione di libro di compagno Lorenzo, un onore, sempre seguiamo lui. Anni che sono martiri, ha perso la vita per quella idea e dobbiamo seguire e dobbiamo proteggere le cose che loro hanno creato. Per questo motivo anche noi, dice 8, faremo una
commemorazione a Roma, Morales di San Paolo, anche i compagni di Puglia fanno una commemorazione a Bari Questere, e vogliamo anche insieme Lorenzo anche fare commemorazione per Anna Campbell, insieme tutti e due martiri internazionali. Mi fermo qua, mi dispiace molto, sono un po' ritardato, molto a voi. Grazie. Grazie Ilmaz, davvero. A questo punto, niente, io lascio un po' aperto anche dietro la sollecitazione che faceva prima Alessandro, se qualcun altro di voi che è intervenuto vuole intervenire, insomma, e dire qualcosa. Io volevo cogliere l'occasione per riallacciarmi a quanto è stato appena detto, appunto sulle commemorazioni anche a Roma del 18, per ricordare come questi sono giorni particolari. Nel nome dell'internazionalismo, il 16 marzo è il giorno anche in cui noi ricordiamo un altro partigiano, Dax, assassinato dai fascisti a Milano. Rachel Curi in Palestina, e salutare Dana che fa gli anni il 16 marzo e era molto vicina a Lorenzo e lo è tuttora, rinchiusa nel carcere per aver lottato comunque per la sua terra contro una grande opera inutile come il TAV. Ecco, la storia del Kurdistan ci aiuta a riallacciare anche le necessità, insomma, di riprenderci i nostri territori, perché la democrazia non gode di ottima salute nemmeno da noi, e post-slogan, ma i tanti ducetti che in qualche maniera ci affamano, ci perseguono, ecco. Quindi veramente volevo salutare e ringraziare col cuore e quelle che sono intervenuti, a cominciare naturalmente proprio dai genitori di Lorenzo, che da questo punto di vista ci hanno dato tanto, perché ci hanno comunque portato per mano rispetto al fatto che appunto la speranza non muore, la nostra lotta sta continuando. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi. Anche noi volevamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, sia voi, sia chi si è collegato per ricordare il momento Lorenzo. Speriamo che questa onda, questa goccia che è stato Lorenzo, che siamo stati tutti noi, che eccetera, diventi veramente una tempesta in tutta, che porti un grande cambiamento, che lavi in qualche modo e che rigeneri una terra che oramai è arsa, la nostra terra, della nostra Italia, ma anche la terra del mondo, come il nazionalismo ci sta insegnando. Parte nostra. Grazie. Grazie a voi. Se non ci sono altri interventi, allora ci lasciamo e ci rivediamo giovedì 17 alle 18 all'iniziativa con Sara. Ci sarà anche un compagno dell'IPG che ha conosciuto direttamente Lorenzo, che interverrà, e quindi vi invitiamo tutti a seguire le prossime iniziative. A tutti. Ciao, un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie. Buonasera. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci. Francesco, grazie davvero. Grazie a voi davvero. Arrivederci.